Ragazzi, qualcuno mi preleva l'alcol perché mi si sta raffreddando la testa. È qua che si vede il vero abusivo, è qua! Eccoci arrivati al parcheggio dei bus di Ravenna, parcheggio turistico, dove avverrà il primo e forse unico corteo di manifestazione anti-Daspo organizzato da Sbragliando. Ovviamente, prima di continuare con questo video molto importante, iscrivetevi al mio canale, è un gesto che fa sempre piacere, e se vi è piaciuto mettete un bel like. Non scordatevi di cliccare sulla campanella in alto a destra. Cominciamo! Aspetta. Qua firmano! Ma io dopo sto in piedi, no, ci pensi, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Registra, fai cosa. No, è già accesa? Ma chi se ne frega? Ciao ragazzi, ciao. Cominciamo. Siamo già arrivati al parcheggio e abbiamo già qualche persona qui con noi ad aspettare questa manifestazione. Ma dove stai riprendendo? Sono qua io. Io ti riprendo, no, perché brutta, beh. Ti riprende? Così. Ma non è vero. Allora, amici, allora. Cretino. C'è anche la batteria di pentola in omaggio. Volete vedere una pentola giù di testa? Dai. Volevo fare una recensione perché a noi ci ha salvato il culo. E questa qua. Sì, il fornetto. Io ce l'ho fatto. Sì. Matteo, mi metto il berretto romagnolo. Bravo, bravo. Fate il cazzo. Esatto. Ragazzo, sono io che ho fatto la nota a lavorare, eh? Tu dovresti essere sveglio, eh? Allora, mi serve la targa. Primo canto. Targa, vai. Precedenti penali? Tanti. Ciao amore. Tigro. Ciao. Questa è la nostra mascotte di oggi. Ciao. Ma decida Sbragliando. Ciao tigro. Vai, miau. Ma che amore. L'abbiamo adottato ed è... Voi ragazzi, da dove venite? Mantova. Mantova. Marra di Firenze. Modena. Tropea? La mascotte di Tropea. Ok, beh, Battipaglia. Battipaglia. Esatto. Faenza. Ci siamo un po' tutti, dai. Ascolta, Battipaglia, che ore sono? Non è un brutto posto. Che ore sono, ragazzi? Sincronizziamo gli orologi. Che ore fa? Le 10:30. 11:15. 10:20. Le 10:15. Le 10:35. Facciamo occhio che è meglio. Va bene, sono le 9:30, siamo al momento in 4 camper. Arriveremo a 10? Vedremo. Buongiorno. Hai da dire qualcosa? Siamo i primi, siamo i primi. Saremmo anche gli ultimi, forse siamo solo noi quattro, ma non importa. Non penso proprio. Non lo so. Arezzolo? Dove fanno il Rutto Sound? Eh? No, è vero. C'era Rutto Mysterio. Io Rutto Colore. Root Mysterio, c'era... Quelli che sono andati a... Romeo, c'era la porca di Albinea, me la ricordo tutti. C'era quelli che sono andati anche Italia's Got Talent. Ruttando. Cantando. Con la forza, perché noi siamo... cattivi, siamo dei geni, no? Siamo cattivi oltre che parassiti, giusto? Ecco. E scrocconi. Esatto. Abbiamo trovato un altro parassita come noi. Esatto. Abbiamo anche uno di Ravenna oggi. Il problema è il camperista, è il camperista stesso, nel senso che se sbagli devi essere punito, se però non infrange le regole, rispetti i posti. Finalmente ho fatto una registrazione di qualcosa di serio. Ok, perché e non sono io. Adesso cosa avete detto? Delle cazzate. Delle cazzate. Quindi siamo qui per fare che cosa? Siamo qui per dimostrare che non siamo tutti uguali. Esatto. Non siamo qua per tirare delle molotov, non siamo qua per spaccare delle vetrine. Però non vogliamo che le regole della strada vengano interpretate in maniera. Esatto, e che se ne approfittino anche verso i nostri confronti, perché poi insomma, ragazzi, fondamentalmente il parcheggio è parcheggio per tutti. Esatto. No, no, ciao, la tarugina, ma guarda com'è bella. Dai, liberala. Nell'erba, dai. Liberiamo la tartaruga. Là là, che è arrivato anche l'ufficiale, guarda. Terroristi. Ciao parassita. Fatti vedere parassita. Terroristi o terroristi? Siamo terroristi. Quindi stanno arrivando. Quindi non stiamo fingendo. No, stiamo facendo davvero. È tutto reale. È tutto reale. Ragazzi, il nostro collaboratore... Quanti siamo alla fine? Ma adesso siamo già, secondo me, in una decina buoni, anche di più. È arrivato Roberto. È arrivato Roberto. Ciao, Ne. Ciao, Ne. Ciao, Ne. Ciao, Ne. Non ci stiamo abbracciando, siamo anti-Covid noi, eh. Siamo anti-Covid. Ah, ma c'è anche il Bau, guarda che bello. È arrivata la Roberta anche.
Ciao Roberta. Roberto e Roberta. Ciao Laura. Non ti riprendo perché c'è il bimbo. Ciao caro. Allora andiamo a registrarci, dai. I cani, tartarughe, gatti, bestie, animali, animali strani. Guarda che animali strani che abbiamo qua. Ma poi abbiamo la... questa è la manifestazione dei Roberti, vedi? Bellissima sta sirena qua, oh. Ma c'è anche l'altoparlantino. Ah, è magnetico. Che figo. Bravo Lollo. Io non ti devo censurare. Te sei minorenne? Non sì, credo. Sì, credo. Sì. Praticamente stiamo parlando di parassiti abusivi. Sì, giusto? Guarda, se questo non è un parassita abusivo. Di anni ne ha questo, eh? Cioè, è un 84. Però si è presentato qua in manifestazione, perché qui l'età non conta, giusto? Qua siamo, esatto, accettiamo tutti. Molto bene, stiamo arrivando a quota 20 camper. Qui chi abbiamo? E questo cos'è? Grande! Questo è un mezzo da campeggio! Ciao, grandissimo! Ciao! Non so, tutte le volte non so come dare il gomito alla mano. Ciao ragazzi! Camperisti ridodante, ovviamente si sono presentati con un Land Rover. Ragazzi, riunitevi! Venite tutti qua! Ogni nostra azione deve essere sincronizzata a seconda, andiamo! Mortecci vostri! Attenzione! Attenzione! Mantenete la distanza, mi raccomando. Allora, il primo sono io, il primo. Il secondo è quel brutto uomo lì. Dietro a Robby c'è la macchina. E noi tre rimaniamo fissi. Il quarto dietro la macchina fa la scopa. Conoscete la tecnica della scopa? No. Molto bene. Ce l'ha una scopa? I semafori si rispettano. Se ci distanziamo, se non ci capite una mazza, sappiate che il punto di arrivo è questo. Quindi, alla peggiore delle ipotesi, voi tornate indietro e ci aspettate. Tutti i vostri camper verranno segnalati e verranno tutti ritirati dalla questura, ok? Dato che il numero è il giusto e quello che avevo previsto, non ci sono pericoli di sorta. Avevo preso le targhe e avevo fatto una lista per precauzione nel caso ci fosse un qualche facinoroso, ok? Qualche disobbediente o qualche pazzo che si fosse preso la benbriga di rovinare la festa e la parata. Anche perché non andremo a passo d'uomo, andremo a passo normale, urbano, cittadino, 30-50 all'ora. Rispettando il codice della strada. Esatto, rispettando il codice. Quindi, occhi aperti sulla strada, mi raccomando, se qualcuno si ferma, se c'ha dei problemi, accosta, ok? E fa passare tutti. Sì, la manifestazione sì, non si ferma. Cioè, il corteo non si ferma per alcun motivo. Una volta arrivati qua, si chiama, si dice, beh, sono rimasto a piedi col camper, il primo che rimane a piedi è quello lì. E quello è l'unico che andrà sempre, al limite si ferma il mio, esatto. Quindi è tutto chiaro, ragazzi? Possiamo partire? Bene, allora, benvenuti alla prima manifestazione pacifica di Bragliano. Alle! La seconda facciamo un casino. L'ho già attaccata, l'altra. No, la mettiamo qua! Teo, ok. Allora, parlagli. Dov'è? È nella portiera. Guarda, portiera. Partiamo con la manifestazione. Siamo scortati dalla municipale, è tutto organizzato perfettamente. Dammi quel cazzo. Siamo in 20 veicoli, sta andando tutto benissimo. Siamo scortati dalla polizia municipale, ci hanno tolto un bel pensiero. L'organizzazione è stata perfetta. Per il resto, tra 20 minuti ci ritroviamo e adesso godetevi con noi la manifestazione. Comunque, usiamo questi canali per emergenza e se dobbiamo dirci delle cose importanti, mi raccomando. Ciao bimba, hai visto? Siamo a Ravenna a manifestare, amore. Siamo riusciti nell'impresa. Sì. Hai visto? In 5 giorni. Ma com'è possibile? È possibile. Volere e potere. Volere e potere. Ciao belli. La bandiera, cazzo. Quella appena ferma qua. Qualcuno che si fermi. Bene, a prenderla. Grazie. Il cane. È bellissimo. Bellissimo.
Che bellini. Niente clacson, niente clacson. Guardate che fila, ragazzi. Adesso ci sono gli alberi, non si vedono. C'è anche la camionetta. C'è anche la camionetta. Ah, fermi tutti, no. Olè. Idea di quanto sono rilassato in questo momento, dopo un momento di agitazione, una settimana tremenda di paure, timori, spaventi, e adesso sto un po' meglio, mi sta tornando fame, quindi è un buon segno, vuol dire che le cose sono andate davvero bene. Vai, 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 vai. Era una bella fila, eh. Porca troia! Dammi! Aspetta, aspetta, stai qua! Dov'è il casino? Dov'è il casino? Siamo pericolosi, siamo stati pericolosissimi. Con un salame in mano siamo pericolosissimi. I pericolosissimi camperisti. Posizionati, parassita. È una per ricordo nostro che la manderemo a tutte le questure d'Italia. Vai. Speriamo che aumentino le aree di sosta. No, speriamo che non smettano di fare le multe. Esatto. A chi parcheggia regolarmente. Certo, infatti è quello che noi stiamo chiedendo. Non chiediamo più campeggio. No. Il parcheggio selvaggio assolutamente va punito, ma il parcheggio regolare quello non può essere punito. Noi siamo qua per questo. Ma speriamo che sia servito e la stampa ne dia riscontro. Che domani nel giornale dicono effettivamente c'è gente normale. Per bene, è vero, è vero. Ciao Matteo. Ciao Darda, grandissimo, grandissimo. Io volevo ringraziare intanto Roberto, qui davanti, io un applauso, grazie. Il camionista incazzato. Il nostro camionista che si è messo davvero a disposizione per tutto. Un altro Roberto, perché questo è il festival dei Roberti, che si è messo in opera per rendere questa manifestazione possibile. Ringrazia la mia amorosa, perché sennò ti ammazzo. Vai. Senti. Allora, due ringraziamenti doverosi. Uno a Valentino, vai. Che ti sopporta. Che mi sopporta. Okay. Gira la camera, Vale, che così almeno ti vedono. Alla Valentina che ti sopporta, un ringraziamento lo devo fare a mia moglie che mi ha appoggiato. Ed è tanto. E un ringraziamento lo voglio fare a Matteo, non Braia, ma Adventurando, io lo conosco così, ragazzi, il cognome non lo so. Adventure. Che ci ha fatto le bandiere, ce le ha stampate, spedite e regalate nell'arco di 3 giorni. Grazie! Grazie! Grazie Matteo! E tutto questo è avvenuto senza chiedere un centesimo. E noi l'abbiamo chiesto, noi non l'abbiamo chiesto e lui l'ha fatto di cuore, quindi grazie mille. Vai. Ragazzi, facciamo un brindisi! Vai. Alla salute! Alla salute! Dei camperisti per bene! Ehi! È il primo che sbocca paga da bere!
È qua che si vede il vero abusivo, è qua! Sole, cuore... No, mi fa vedere il culo, io poi... Va. Ma come si pavoneggia, va. Ragazzi, qualcuno mi preleva l'alcol perché mi si sta raffreddando la testa.